dei robotti del giornalista. Bentornati a questo nuovo video. Uh, avevamo un discorso che avevamo lasciato interrotto e che è il caso di riprendere. Parliamo di Yato Detaman, o meglio Kingstar, King o meglio Calendar Man. Calendar Man, esattamente. Parliamo di un modello che abbiamo scoperto, abbiamo riscoperto, essere molto presente nei nostri ricordi, anche se non è tra i più famosi e i più conosciuti, però la uh, famosa storiella, che poi è stata una sorta di Uh, fiamma, una scintilla che ha fatto scoppiare l'amore tra Koji e Minigio, cosa che abbiamo visto anche nello short di questo canale, dove loro uh, insomma recitano questa famosa frase. Volete ripeterla? Su aprite segreti e misteri per vedere nuovi sentieri. King Star, vieni, vieni col tuo da far. Questa era una delle tante alternative. Sì, va bene, lei dice così, Koji, ma in realtà è solo semplicemente perché lei si diverte sempre molto con Minigio a fare questa cosa. Comunque, io ne approfitto per salutarvi, Minigio. Benvenuto questa buonasera sera. Ciao a tutti. Koji, buonasera, benvenuto. Buonasera, giornalista, buonasera a tutti quanti. E naturalmente, Rioma. E io devo andare in analisi adesso. <ride> Anch'io, anch eh, andiamo, andiamo in analisi. Va bene, comunque, avevamo parlato mh, qualche mese fa di un modello eh, che in, diciamo aveva eh, riaperto la strada a questo eh, soggetto che da tanto tempo non veniva riprodotto sotto forma di modello. Eh, I modelli precedenti risalivano a parecchi anni fa ed erano per eh, posabilità e per caratteristiche tecniche obsoleti, per quanto belli. Diciamo che Sentinel è tornata a uh, rinverdire i fasti di Calendar Man di Kingstar, eh, facendone un modello che eh, di dimensioni veramente risibili, molto molto piccolo, però oggettivamente di una qualità stupefacente, sia per le caratteristiche di trasformazione che per la quasi totale mancanza di performing. Uh, cioè riusciva a trasformarsi senza neanche attaccare o staccare un pezzettino e poi era veramente delizioso nelle sue soluzioni tecniche per come era stato realizzato per la sua verniciatura per tutto quanto ma purtroppo un modello estremamente criticato per il suo costo e esagerato e le dimensioni Costo esagerato a fronte di dimensioni veramente piccole. Questo ha fatto sì che molti di voi ci abbiano scritto ai tempi della recensione, che se non avete visto vi invitiamo a, ad andare a vedere. Noi desideravamo da tanto tempo un Calendar Man, un Kingstar, ma a questo prezzo di queste dimensioni non si può fare. Non è accettabile. Uh, abbiamo parlato anche di immoralità da un certo punto di vista, perché stavamo parlando di un modello che toccava più o meno 400 euro a fronte di veramente dimensioni di un uh, super uh, robot show. Per cui ci siamo dati appuntamento alla fine di quel video con qualcosa che forse avrebbe reso possibile a tutti uh, avere un calendar Man in collezione, cioè. Uno Shokugan Modeling Project, o meglio un Super Mini Pla se vogliamo prendere il nome originale di questa serie di Bandai, ehm, che sarebbe arrivato di lì a poco su Calendarman. Eh, un soggetto estremamente economico, in plastica naturalmente, da, da montare come tutti i kit di Bandai, ma eh, con delle caratteristiche che lo avrebbero reso possibile e Forse ugualmente bello uh, rispetto al Sentinel. Ora il momento è arrivato. Eh, in realtà il modello è già in mio possesso da uh, tanto tempo, però eh, vi posso dire ora con assoluta sicurezza che non è assolutamente difficile da montare, anzi è facilissimo. Anzi potreste addirittura uh, bere un bicchiere d'acqua se lo fate montare da qualcun altro cosa che io ho assolutamente fatto quindi ringrazio Stefania che si è prestata al montaggio di questo uh, calendar man e per questo vi posso dire che è estremamente facile montarlo basta che non lo facciate voi e cosa che vi raccomando di fare anche voi nel caso compriate questo modello uh, eh, grazie, grazie <ride> chiedilo a Stefania Stefania è stato difficile montare questo calendar man No, non è più nemmeno di tanti altri model kit da fare. Ok, in realtà dovrebbe essere più semplice degli altri model kit, essendo un uh, model kit che nasce per essere uh, montato a secco, per non, avere, uh, per non essere dipinto e per risultare in un, un oggetto finito, in un prodotto finito subito dopo il montaggio. Diciamo che è l'evoluzione dell'Ovetto Kinder, è l'evoluzione dei Gashapon come idea di bandai tant'è vero che ha un costo che almeno in patria è assolutamente accettabile stiamo parlando di circa 60 euro nella sua versione completa cioè la versione dove abbiamo sia il robot che il cavallo il cavallo si chiama eh, dai toba ma vuole il nome italiano su chiamiamolo sagittarius italiano. sagittarius il famoso cavallo col fischio volevo volevo proprio come si chiama il cavallo col fischio Sagittarius, ma il cavallo non si chiama Fischiando? Ma non così, Koji. Fischiando Ah, ah okay. ok. va bene. Allora, adesso che abbiamo non fatto questa, stanchi, eh, questa pantomima, questa simpatica pantomima che in realtà è un omaggio ai grandi, grandissimi Zuzzurro e Gaspare. Uh, Gaspare è ancora tra di noi ed è in gambissima mentre il povero Zuzzurro. Non c'è, ma diciamo che noi della nostra generazione, per noi della nostra generazione, Zzurro e Gaspare sono stati. C'è qui la brioche. Esatto, due personaggi favolosi che ci stanno anche bene parlando di queste cose. Molto bene, questa era la famosa scenetta di. Ehm, Biancaneve e i sette nani di Zuzurro e Gaspare in cui la principessa chiamava il cavallo che si chiamava appunto Fischiando ed era e dava questa <ride> dava origine a questa simpatica sceneggiata bene quindi io direi che a fronte di questa scatoletta che eh, non nasconde l'origine del mio acquisto perché qualunque scatola comprata in Giappone su Amazon eh, vi arriverà con questo codice a barre che impietosamente ad Amazon Japan piazzano al centro di qualunque scatola. Quindi qualunque scatola, eh, qualunque robot voi compriate in Giappone, anche il più blasonato, vi troverete con questo simpatico codice a barre che nel caso appunto sia un prodotto di un certo valore, vi troverete con il fon a staccare l'etichetta con il codice a barre. Molto molto bene, vogliamo alzare il velo su questo uh, Kingstar e vedere come si presenta montato a secco. Wow, wow, dico wow perché, perché è proprio bello, dico wow perché, perché proprio non è assolutamente una rivisitazione, è l'originale uh, ed è oggettivamente... Perfetto, lo vediamo tra l'altro eh, in una leggera posa perché il modello è posabilissimo pur essendo eh, tutto di plastica montata. Di fianco a lui Sagittarius Sagittarius che vanta una basetta d'eccezione. Eh, che cos'è questa basetta, cari Koji e Minigio? Voi che ne abusate di questa basetta? Eh, il lucchetto e la chiave per chiamare King Star. Ah, ok. Quindi la chiave deve essere infilata il nel lucchetto. lucchetto per chiamare King Star. Okay. La frase okay. era quella che abbiamo, che abbiamo sentito. Ricordato. E Bandai ha avuto questa bellissima intuizione di trasformare il chiave Lucchetto in, un, in una simpatica basetta. Per il nostro Sagittarius, um, una parola sui uh, materiali di questo, uh, di questo Super Mini Pla. Diciamo che uh, la qualità dei materiali dei Super Mini Pla è in costante miglioramento. Se noi pensiamo ai Mini Pla di uh, Zambo 3, sì, per esempio, uno dei primi, sì, sì. Uh, di Zambo 3, era in una classica plastica dura. Da Daitan 3 eh, in poi si è arrivati all'uso di una sorta di gomma molto dura, ma ehm, molto morbida, cioè come molto resistente, ma molto morbida. Capace di garantire una grandissima mm, posabilità pur essendo di plastica. Generalmente i modelli di plastica tendono a non reggere le pose o ad avere parecchie difficoltà nell'essere posati. Ma questo uso di gomma dura dà solidità, dà peso al modello, molto peso al modello e gli garantisce un'estrema solidità nel corso delle trasformazioni, trasformazioni che, ad esempio, questo Calenderman eh, vanta in enorme abbondanza, perché Ve ne sono veramente tante, volete elencarle eh, giusto per ricordarle ai nostri amici a casa? Beh, quando Kingstar arriva attraverso questo cancello del tempo, si presenta in una forma tipo astronave. Quindi abbiamo l'astronave. Abbiamo l'astronave, abbiamo il Sagittarius che si può combinare col Calendar Man in due configurazioni, una classica da Centauro e sì. l'altra tipo carro armato, centauro carro tante. armato. Una tante. sorta di carro armato, mm. esatto. Quindi in totale abbiamo... E poi attenzione, anche solo il Sagittarius diventa un carro armato. Ok, quindi abbiamo in totale di quattro trasformazioni. Sì, più loro due che si rimangono in forma robotica e cavallo. Ecco, ma eh, noi vi garantiamo che queste trasformazioni sono tutte assolutamente possibili, anche se non le faremo vedere. Perché non le faremo vedere? Per tanti motivi. Allora, il primo è che siamo pigri in maniera inqualificabile. Il secondo è che diciamo che queste trasformazioni, da un punto di vista estetico, non aggiungono poi tantissimo al modello, anzi, in realtà, non sono proprio bellissime. Sono delle cose in più se volete giocare con il modello, se volete divertirvi con il vostro modello, ma da un punto di vista puramente estetico, lo otterrete. Assolutamente così, o in posizione centauro, ed è proprio così, e in posizione centauro che ve lo faremo vedere perché eh, potete tranquillamente andare sul nostro video del calendar man della Sentinel e vedervi tutte le trasformazioni in carri armati, in astronavi, eccetera. E come queste siano. In fondamentalmente fini a, se a loro stesse e non aggiungano eh, molto di più se non la possibilità di poterle fare, quindi di esserci. E questo uh, Super Mini Pla vanta tutte le trasformazioni dell'originale e del Sentinel. Ma prima di trasformarlo in Centauro, quello che vorrei chiedervi... Abbiamo detto, appunto, ci siamo lasciati qualche mese fa dicendo vi sarà una alternativa al Sentinel a un costo molto, molto più abbordabile. Ecco, questo è il momento di confrontare eh, questo super mini pla con il costosissimo Sentinel e vedere se questa può essere realmente un'alternativa a quel modello. Allora. Partiamo dal cavallo e metterlo. Partiamo dal cavallo all'altro ok. E poi il King Star in sé, e poi il King Star in sé. Allora, prima osservazione. Vedete come <ride> benché sia stato molto criticato per le sue dimensioni ridotte? In realtà, di fianco al mini pla sia più grande. E questa sua maggiore altezza, insomma, si vede tutta. Concentriamoci un attimo sui due robot. Allora, quello che ci balza all'occhio è che il Sentinel sia una leggerissima rivisitazione dell'originale. Eh, non una vera e propria rivisitazione, non una mh, rivoluzione dell'originale, ma vengano semplicemente aggiunti dei piccoli particolari e delle piccole pannellature che nell'originale non ci sono. Vedete poi anche la scelta di Sentinel di aver fatto l'iconico eh, cavallo sul petto del robot in oro, mentre Bandai si è limitata a. Alla versione anime, diciamo, cioè di un bel uh, giallo arancio, un bel uh, giallo paglierino, diciamo così, che è proprio quello che vedevamo sugli schermi eh, televisivi. Ora, vedete molto bene come, benché il modello Sentinel sia in metallo, il nostro simpatico modellino, chiamiamolo modellino, della uh, serie Super Mini Pla, sia assolutamente all'altezza del suo più grande cugino, eh, cugino più blasonato e costoso, ma che comunque non sfiguri affatto di fianco e che renda perfettamente l'idea eh, del modello originale e che possa perfettamente reggere. Questo ingombrante ruolo all'interno di una nostra vetrina in cui noi vogliamo aggiungere un calendar man. Ehm, questa differenza nelle forme e nelle dimensioni si nota ancora di più eh, nei due Sagittarius, nei due cavalli. E andiamo a vederli un attimo più, eh, mettiamoli un attimo più al centro, così da poterli. Vedere un pizzico meglio, ecco la ringrazio Minigio era esattamente come li avrei messi, e infatti, qui si nota molto bene quali siano le differenze tra i due Sagittarius, allora mh, ci sembrava piccolo, ripeto, il modello di Sentinel, in realtà, eh, paragonato al Super Mini Pla, diventa eh, molto più ingombrante e probabilmente anche meno esile della figura eh, del Sagittarius classico dell'anime. Vedete come Sentinel abbia scelto di allargare e di dettagliare il corpo del cavallo rispetto alle forme molto molto più semplici del Bandai. Ciò non di meno, ripeto, il Bandai è puro nella sua essenza, è esattamente il Protagonista dell'anime. E questo si vede benissimo, eh, addirittura, ripeto, rendendo più goffo il Sentinel di, eh, di quanto fosse senza metterlo a confronto. Eh, ragazzi, cosa ne dite voi adesso vedendo tutti eh, questi due modelli a confronto? Sul nostro tappeto, beh, il super mini pla, chiamiamolo così, è veramente estremizzito e microscopico. Lei dice che, mh, perché io non sono così d'accordo. Nel senso, è veramente piccolo, ma è veramente bello. Sì, sì, ma bello è bello. Però, cioè, mh, mh, mi scusi, mini Joe, eh, allora, guardi questi due modelli in questo momento. Uno costa 80 euro uh -huh. e uno costa 400 euro è giustificato questo, questa differenza lo chiede a minigio o a rioma uh, rispondete pure <ride> allora in... no allora la differenza di prezzo no Mh, abbiamo detto era eccessivo per il sentinel. rimane eccessivo certamente può essere un, una sorta di ripiego quello del super mini pla però ragazzi sparisce se messo di fianco ad altri modelli di, eh, della, stessa, della stessa produzione super mini pla dopo magari potremmo fare qualche altro paragone è decisamente più piccolo rispetto alla linea a cui appartiene secondo me qui siamo sotto una cosa che probabilmente non esiste ovvero l'effetto Matriosca. Eh, allora effettivamente è vero il, l'SMP Sembrerebbe molto sacrificato nel rapporto con il Sentinel, ma allo stesso tempo, se noi prendessimo un Chogokin o comunque un Gokin eh, leggermente più grosso del Sentinel, questo sparirebbe, sì, quindi c'è ecco, un sì, po' sì. questo effetto sì. che io definisco. Poi non so se esiste il termine Matrioska. Comunque a me piace moltissimo. Sì. Io avevo consigliato nel caso, ovviamente, qualcuno non potesse spendere il cifrone che senti ne sparava eh, di ripiegare su un non lo chiamerei neanche ripiego eh, direi proprio un acquisto voluto per andare a, a riempire un qualcosa che in collezione magari mancava e un che... vuoto sì ecco bisogna pensare che se eh, noi adesso mettessimo qui eh, sul nostro tappeto un semplicissimo eh, dynamic classic di Mazinga sarebbe molto, ma molto, ma molto più alto del modello della Sentinel. Quindi eh, l'effetto matriosca di cui parla Koji, che si è inventato Koji, è in realtà verissimo. Ma quello che voglio dire è che non confrontandoli con altri, la presenza in vetrina di un Calendar Man la regge sia il Sentinel, che è già piccolo per i fatti suoi, sia il Super Mini Pla, che è perfettamente coerente con l'anime che interpreta, ha una frazione infinitesimale del prezzo del Sentinel. La stessa cosa per quanto riguarda il cavallo. Anzi, il cavallo è di suo più grande, è più ingombrante, e per cui posso dirvi con totale tranquillità che se non avete un Calendar Man in collezione, un Kingstar in collezione, e se per voi, come per noi, Kingstar occupa un piccolo spazio della nostra memoria, ecco che un, Kings, un Super Mini Pla di Bandai da montare, a patto che ripeto lo facciate montare da qualcun altro, ehm, è, è un acquisto assolutamente azzeccato, consigliato e indovinato. Perché Bandai si sta veramente superando nei Uh, super, nei, nei super mini pla anzi sta dimostrando come tutta la sua attenzione sia rivolta ai kit e non ai nostri cari amati chogokin cioè i chogokin di bandai devo dire poi voi mi criticherete però io trovo che i chogokin di bandai siano sempre un pochino peggio vadano lentamente verso un declino di mancata attenzione di sbagli di costi eccessivi qualità. di controlli qualità mancanti cosa che non è assolutamente per i kit perché abbiamo visto il daitan 3 eh, super mini pla o tutti gli ultimi super mini pla sono dei piccoli capolavori di ingegneria e eh, di trasformazione di funzionalità ma anche di colori cioè Guardate ragazzi, qui abbiamo due modelli di cui uno è dipinto, colorato e perfetto, è finito e l'altro è come viene costruito a secco smontando i pezzettini. Vedete che non c'è questa grande differenza tra i due robot. Soprattutto, ripeto, a fronte di un costo eh, notevolmente più basso. Certo, nel Sentinel vi sono delle parti in metallo, non tantissime, ma vi sono delle parti in metallo. Bene, io vorrei che vedessimo insieme quali accessori può vantare il Super Mini Pla. perché vi sono veramente tantissimi accessori da montare su questo robot. Siamo all'estrazione dell'otto, giornalista, perché sento mini giochi e Ravana nella scatola. Allora, abbiamo per esempio... Per ora non abbiamo niente perché non mi sta inquadrando niente. Sì? Vuole la caramella? Abbiamo qui questa parte qui. Che cos'è questa parte? Abbiamo... L'unica partforming che è presente anche nel Sentinel rappresenta un po' la cabina. Dell'astronave quando Kingstar arriva attraverso questo, pon, questo cancello temporale esatto e vedete come i vetrini della, uh, della cabina di pilotaggio siano perfettamente resi da questi adesivi metallizzati di questo azzurro metallizzato. Poi abbiamo un uh, fantastico e immancabile arco con tanto di ditino uh, uh, che punta. Uh, per sorreggere la freccia nell'atto del, dello scoccare, che era una delle armi più famose di uh, Kingstar, la più iconica insieme alla spada. E questa è la freccia. Sì. Tutto quello che vedete viene direttamente dalla, uh, dal kit, non è stato in nessun modo modificato. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo i due cingoli. I due cingoli che servono per la trasformazione in carro armato e che abbiamo visto per esempio, eh, vedete come sono montati sulle zampe posteriori del Sagittarius di Sentinel, mentre su quello di Bandai non sono state applicate in maniera permanente. Poi abbiamo ehm, il cingolone. Il cingolone che è un mezzo cingolone in realtà. Sì, perché è sì, quello centrale. Perché qua. è quello centrale sotto il petto del cavallo, mm. e quindi è stato sagomato sul petto del cavallo. Poi abbiamo un'altra spada. Eccola qua. Eccola qua. Già dipinta. Già dipinta. E poi abbiamo... L'alabarda. Una bellissima alabarda, molto lunga peraltro. Credo ci sia anche la punta da qualche parte. Sì, sì è sotto. Sì, 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 sì. Eh, no, e... la punta va sopra, va sì. sopra. A completare l'arma superiore. Eccola qui. E poi cosa abbiamo? Beh, abbiamo il cannone del tank. Poi abbiamo i cannoni della trasformazione in tank. E poi abbiamo un po' di mani addizionali che possiamo anche vedere sulla mia mano, in questo modo. Abbiamo un pugno, uh, un pugno che sorregge la seconda spada, una mano aperta che eh, probabilmente serve... No, questa qui è semplicemente eh, pose, la cioè. classica mano della, della posa del giornalista, del giornalista un pugno chiuso. E un altro pugno chiuso, poi abbiamo due pezzi per ma, questi qua praticamente sono due pezzi per aggiuntivi giocare, per l'arco per, 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 per eh, giocare a Shanghai per, <ride> no, no, per farlo no. in fase, diciamo, di tirato ah, per simulare per simulare la corda tirata molto carino, molto carino molto ingegnoso. Molto ingegnoso. E poi eh, raccontiamo questa cosa ai nostri amici a casa in ogni super mini pla vi è una caratteristica caramella. O Chewing, gum. È, che un chewing gum, è? è un Chewing Gum mm. che Bandai ci offre per, uh, per regalarci un momento dolce nel, durante il montaggio del nostro robot. Ecco, questa è una caratteristica comune in Giappone in realtà, di infilare un dolcetto nella scatola o nel kit in questo caso di montaggio. Ma non so se voi avete mai comprato, vi è mai capitato di comprare dal Giappone magari su eBay da qualche venditore che infilerà eh, oltre la scatola un simpatico bigliettino augurale con tanti fiori di ciliegio e qualche caramellina giapponese capita anche di avere degli origami sì 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 capita anche di trovare degli origami bene io a questo punto eh, prima di salutare i nostri amici a casa Vorrei vedere la, uh, il nostro Calendar Man Super Mini Pla, il nostro King Star Super Mini Pla in uh, figura da centauro con tanto di arco pronto per scoccare la sua freccia. E per questo uh, ci ritroviamo tra qualche secondo. Cari amici del canale dei robot del giornalista, eccolo qui: l'abbiamo montato in posizione centauro e abbiamo messo anche arco e freccia. Vedete come il modello non abbia oggettivamente eh, non gli manca nulla, non abbia nulla da invidiare a modelli più blasonati, anche perché comunque nel momento in cui è esposto in questo modo, cioè a centauro, perde anche quella eh, caratterizzazione da piccoletto eh, che lo contraddistingue nella sua versione robotica, e eh, insomma. Ha una sua presenza in vetrina che lo rende sia riconoscibile che abbastanza vistoso. Ehm, cari amici, cosa ne pensate voi? Minigio? Ma io lo trovo veramente d'impatto, molto carino, è proprio bello, cioè è lui. Nel senso che lo scat è identico al, all'anime. Le dà fastidio che sia un prodotto, un kit e che sia di plastica? Beh, io allora mh, abbiamo fatto questa, diciamo, questo confronto carino, simpatico. diciamo. Sì. però cioè, questo va a un target di eh, chi ama i model kit, chi si diverte. che Perfetto. Che è Perfetto, non sono d'accordo con lei. Ma prosegui. Beh, eh, quell'altro, cioè, il Sentinel: parliamo di eh, collezione robotica, di modellismo robotico, cioè, eh, parliamo di un'altra cosa. Eh, sì, infatti qua parliamo di aerei. Siamo, siamo praticamente due rami totalmente diversi, secondo il punto di vista. Molto bene, molto bene. <ride> perfetto. Eh, lei diceva poc'anzi, fuori onda, che io sono confuso, ma lei non ha ascoltato quello che ha detto, altrimenti si renderebbe conto. Va bene, comunque ehm, d'accordo. Ha detto che questo non appartiene al modellismo robotico, infatti il buon Koji ha detto è un aereo. Eh, Koji, lei cosa ne <ride> pensa di questo modello? È un gioiellino che può soltanto andare un giorno a diventare, chissà, un Gokin più importante. Sarebbe bello, sarebbe veramente bello se Bandai, ma questo l'abbiamo sognato già tante volte. Sì, l'abbiamo che... sognato giornalista, però da quando ha cominciato questa linea, cioè da quando si è distaccata eh, con SMP, cioè siamo passati dai super mini pla all'SMP dove ci sono più super robot, dove ci sono più personaggi legati anche alla nostra infanzia, quindi non soltanto eh, amati dai giapponesi. La speranza che questi prodotti vendano e che poi un domani possano essere tramutati in qualcosa di più sostanzioso c'è sempre. Poi dopo... Vede, vede Cogi, eh, io quello che lei dice lo capisco molto bene e le dico, l'abbiamo sperato già tante volte. Perché eh, in realtà questa attenzione per i dettagli, per l'ingegnerizzazione, per la ricerca di nuovi materiali più efficienti, lo vedo in prodotti... Uh, kit super mini pla o gumpla ma non lo vedo più nei chogokin e naturalmente questo prodotto è così uh, attenzionato da bandai perché venderà o avrà venduto decine di migliaia di copie e questo è dato dal costo dal costo che è aff affordable è accettabile è permesso a tutti Cosa che non è più per i Chogokin, ecco perché tutta questa attenzione, questa bellezza è eh, riposta in un Model Kit. Perché il vero nuovo fulcro di Bandai sono i Model Kit e non più i Chogokin. Quindi un affare di questo tipo in metallo non potrebbe, secondo me, essere più fatto da Bandai. Ma questo è solo il mio pensiero, per quanto io condivida pienamente la sua speranza. Rioma. Da un punto di vista estetico è veramente molto gradevole, molto bello, però le dimensioni sono eh, il suo tallone d'Achille. Io avrei apprezzato un King Star alto come gli altri su me, super Mini Pla. non dico come il Daitan che forse è uno dei più grandi, ma almeno come il Trider. Sarei stato anche disposto eh, a spendere qualche soldino in più per questo, perché da solo effettivamente singolarmente preso è proprio Lillipuziano, ma vede, vede Rioma, questa è, è l'idea molto molto indovinata. Io lo chiamerei Kinder ovetto Kinder 3.0, cioè l'idea di portarsi a casa un piccolo kit di montaggio che in un'oretta, un'oretta e mezza è già pronto e ti fa passare quella serata, quel momento easy. E che alla fine ti regala una cosa che è oggettivamente tanto bella da poter essere messa in vetrina. È una giusta via di mezzo tra uh, due mondi, non è impegnativo da montare, non è impegnativo da acquistare e ti regala questo oggetto che avete visto, sì, è inferiore al Sentinel, ma questa differenza non è poi quantificabile in quelle norme di vario di prezzo e quindi lei dice le dimensioni contano le dimensioni contano io capisco che lei abbia questa esigenza caro Rioma <ride> 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 ma... <coughs> ma io ritengo che questo modello non soffra minimamente di inferiorità rispetto ad altri modelli in vetrina anzi eh, lei diceva: Vorrei che fosse grande almeno come un Trider ma guardi come il Trider della, eh, della serie Super Mini Pla. Ma guardi che con tanto di cavallo e di basetta è più grande del Trider in questo modo. Minigio, no, volevo dare un attimo sul prezzo perché siamo sì. continuando a parlare di prezzi ad oggi. Ad oggi si trova sui 120 euro il modello cavallo robot. Si eh? trova a 120 euro in Italia. in Italia, quindi con i numerosi passaggi di mano eh, per essere venduto e aver dato un ricavo a tutti quelli che, a cui è passato di mano. E siamo sugli 89-90 euro solo per il robot. Per il robot. Eh, però questo però cominciamo... Eh, a... Questo perché il gi giornalista, purtroppo ormai l'abbiamo anche già detto forse nella recensione su Daitarn, se non ricordo male, questi prodotti non godono del della distribuzione. Ecco, questa è una cosa che potremmo chiedere anche a Cosmic se non fossimo sicuri che Cosmic non vedrà mai questa cosa, perché figuriamoci se la guarda, ma sarebbe bello se noi appassionati chiedessimo tutti insieme a Cosmic di distribuire ufficialmente i Super Mini Pla. In Italia perché sarebbero un bellissimo nuovo mercato per noi collezionisti. Bene, io direi che con questo è tutto, eh, caro eh, Rioma. Io sì. la ringrazio. Ringrazio io lei. Buona serata a tutti, caro Minigio. Buona serata a tutti e grazie mille, e caro Koji. Saluti a tutti quanti, ma soprattutto, Magingo.